Ben trovati cari amici di Telemolise e benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi siamo a Fornelli per fare un tuffo nel passato, la 26esima edizione delle giornate al borgo per rivivere la storia del Medioevo in una chiave inedita e sicuramente molto divertente. Restate con noi. Abbiamo incontrato proprio alle porte del castello di Fornelli il presidente della Proloco di questo meraviglioso borgo, Stefano Apollonio. Oggi giornate al borgo di Fornelli, alla 26esima edizione, questa manifestazione molto importante che porta in questo paese tantissime persone provenienti dai luoghi più disparati. Possiamo dire che è un successo conclamato? Sì, diciamo che la serata ancora non è finita, però possiamo dire chiaramente... è abbastanza palese che sia veramente un successo. Siamo ripartiti dopo 3 anni veramente alla grande, non era semplice, avevamo tanti dubbi, tante difficoltà, però possiamo dire che veramente sta andando molto 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 bene. Ecco, cosa prevede il programma di quest'anno? Un anno di ritorno, lo dicevi, dopo la pandemia, quindi si riparte in grande. Puoi spiegarci cosa comprende il programma? Sì, diciamo che questa è una rievocazione storica. Stasera, il 14 agosto, abbiamo appena concluso il Palio delle Contrade, che è una dimostrazione, competizione equestre tra le 6 contrade del paese, il Palio della Giostra. E poi adesso ci saranno tanti spettacoli all'interno del borgo e poi a chiusura ci sarà l'evento più importante e più atteso, che è l'incendio del castello a 12:30. Le giornate al borgo quindi rappresentano un tuffo nel mondo medievale e diciamo che Fornelli si sposa benissimo a questo tema, e anche questo è il motivo per cui avete organizzato questa manifestazione. Sì, questa è una manifestazione che ormai è giunta alla 26esima edizione, è nata negli anni 90, quando ovviamente la Proloco non era gestita da noi, che eravamo bambini e ragazzi. È nata proprio perché il borgo di Fornelli si presta a una rievocazione di questo tipo. Poi noi nel 2010 abbiamo deciso di rievocare anche un evento che ha coinvolto tutta la Valle del Volturno, vale a dire l'eccidio dell'abbazia di Castel San Vincenzo nell'881 d.C. E quindi proprio per rievocare questo evento noi abbiamo poi, come dicevo prima, da ormai 12 anni deciso di proporre l'incendio del castello a chiusura della manifestazione, l'assalto dei Saraceni insomma. Ecco, appunto, lo accennavi, questo incendio del castello, in cosa consiste e perché poi è l'evento più scenografico ed emozionante di tutti? Diciamo che consiste in una dimostrazione dell'incendio del castello. Cioè sono dei giochi pirici, delle cascate che comprendono, diciamo, le 2 torri di Fornelli, 2 tra le 7 torri di Fornelli, più una parte di Piazza Assunta, quindi è uno spettacolo molto 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 bello, che ormai è diventato l'attrazione principale, quindi noi stiamo investendo in questo evento ogni anno di più. Però io dico sempre che le giornate al borgo non si riducono soltanto all'incendio del castello, sono 2 giorni veramente bellissimi, tantissimi eventi di qualità, e quindi io invito chi ci segue anche per i prossimi anni a venire in tutte e 2 le serate, perché c'è veramente da divertirsi. Un bello auspicio questo, che si lascia il Covid alle spalle, un segnale di ripartenza forte. È bello vedere il borgo popolato da tantissime persone. Sì, assolutamente, per noi questo era un anno importante, l'ho già detto qualche giorno fa, per noi era... avevamo, credo che tutto il Molise abbia una responsabilità maggiore, perché dopo la pandemia il Molise comunque ha conosciuto un afflusso turistico importante, importantissimo, quindi per noi questa edizione era importante anche per questo, perché oltre a ripartire dopo 2 anni avevamo anche quest'altra responsabilità, e infatti dobbiamo gestire stasera veramente tante tante persone, però cercheremo di farlo al meglio e per il momento siamo molto molto soddisfatti. Poi cercheremo di concludere comunque al meglio questi 2 giorni e poi iniziare già tra qualche giorno a riprogrammare l'edizione dell'anno prossimo. Thank you.
questo mare della gente che mi applaudirà. Padri, figli e madri, e generi con suocere al collo, tutti pronti coro, plaudite di giullari, di spade. Tutti pronti per l'ultimo giro super veloce, ritorno musica con le mani, pronti eh? Con noi il sindaco di Fornelli, Giovanni Tedeschi, con queste giornate al borgo. Fornelli finalmente torna a riaprirsi all'intera regione, a riaprirsi all'Italia e anche al mondo. Tantissimi turisti e curiosi si sono recati qui oggi per vedere questo tuffo nel passato medievale. Quindi un successo che rincuora e ci porta a pensare a fare ancora di più per Fornelli e per la sua promozione. Sì, questa 26ª edizione ha portato tantissime persone, si ritorna alla normalità, si ritorna a programmare e tanti sono gli obiettivi dell'amministrazione comunale. Investiremo ancora tanto per il nostro paese, per il nostro borgo e ci saranno tante novità. Una delle iniziative più suggestive è l'incendio del castello, ecco, quindi il castello di Fornelli ha la sua massima espressione, alla sua massima bellezza in questa serata. Sì, è un qualcosa che affascina, c'è un'emozione forte nel vedere questo incendio e per quanto riguarda il castello do anche questa novità, abbiamo provveduto ad acquistare una parte del Palazzo Carmignano d'Acquaviva che apriremo al pubblico prima di Natale, quindi daremo la possibilità anche ai vari turisti di poter visitare il nostro castello finalmente. Quindi Fornelli, oltre a confermarsi quale borgo più bello d'Italia, uno dei borghi più belli d'Italia, si conferma anche come meta turistica per scoprire storia e arte. Sì, questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale. Abbiamo iniziato da qualche anno con l'entrata nell'associazione dei borghi più belli d'Italia, la riqualificazione del centro storico, tante iniziative e quindi cercheremo di completare questo percorso che abbiamo iniziato.